gli addii in ostello, specie quelli con i propri connazionali, sono sempre strappalacrime. Per questo ostello ho speso qualcosina di più rispetto a quanto sono abituato a spendere di solito. Sono stato tratto in inganno dalle recensioni molto positive e dalla piscina. Madonna, sono bruciato in faccia. Dicevo, tratto in inganno perché l'ostello ha indubbiamente le sue cose positive, ma è sporco, un po' disordinato, non so, costicchia per quel che offre. Pessoa qui è una vera e propria istituzione. Ma un po' piccolo e un po' trappola per turisti. C'era una volta in America. Tra l'altro lì, sullo sfondo, c'è il Cristo di Rio ordinato su Wish. A circa 1,5 km ci dovrebbe invece essere il monumento alle scoperte. Alle scoperte, con tanti drone sulla destra. Passa il treno là sul ponte. Figo. Posso dire di aver trovato del bel tempo qui in Portogallo. In ogni caso ora vado a mangiare qualcosa.
Praha do Comércio, fra poco. Eccola. Qui ha un altro fascino. Da queste parti ci dovrebbe essere un museo letterario dedicato a Saramago. Viaggio in Portogallo. Saliamo un altro po'. €50 il prezzo della visita, ma €2 se ne si studenti. €10 il prezzo del biglietto per entrare al castello, 5 se si è under 25. Quella è la piazza di commercio, un'ora e mezza fa ero lì. Servirebbe la musica di Stone Cold come sottofondo. Per €5 ne valsa la pena. Wow.
e dopo un umile toast da 2 euro si torna a vista le cose. Prima ero lì. Vento do Carmo. La particolarità di questo edificio è che a seguito di un crollo avvenuto in non ricordo che anno, crollò la parte superiore della chiesa, specie il soffitto, soprattutto il soffitto, e non venne più sistemato. Ecco qua, fondata nel 1389 e crollata a seguito di un terremoto del 1755. Mummie peruviane del XVI secolo. Se penso che questa visita l'ho pagata tanto quanto quella del castello, quasi, 1 euro di differenza, beh, il prezzo è un po' altino. Col grandangolare rende come. Giardini di São Pedro de Alcantara, qui altra vista panoramica. Giardini del Príncipe Real. Torno in ostello a farmi una doccia. Quanti brasiliani di origine italiana che ho conosciuto qui? Incredibile. Vai, vai, vai. Addio. A dopo. No, ciao. A dopo no. Perché? A dopo is nos vemos. Yeah, yeah. You never know. It's difficult. You never know. Ok. Bye. Bye. Comunque quanto è bella Lisbona. La musica di Coimbra, la malinconia di Porto e il sole di Lisbona sono tornati a farmi visita nottetempo, in questi giorni di insonnia, richiamati forse dai libri di tabucchi sul mio comodino. O almeno così Enrico sostiene.